andiamo al nostro secondo intervento comico, cabaret, dov'è il poeta nostro? Maurilio Savona, accogliamo un applauso. Vai con le mani a tempo. Maurilio, due di quelle belle tosse, Bighi. Quelle belle tosse, ok? Vai. La tosse, la tostiamo prima. Allora, delle barzellette giapponesi, un personaggio giapponese. Betto e Nino, che travagliano l'angelino, dove giotti cattigliose, cerebombolose, scucciagliose, che ti fanno sorrisino con caffè o cappuccino, leggono nel giornale Sicilia che si può arricchire che scappi di coccodrillo. Quando noi angelino ci fanno angelino, niente se licenziamo, perché magari in Africa se volevamo arricchire che scappi di coccodrillo. Vanno in Africa, affittano una canoa, vanno giù e cominciano a cercare i coccodrilli. Dopo mezz'ora ne virano a uno mezzo addormisciuto, giacchianano le sopra, lotta all'ultimo sangue, abbuscano col pericuratura, mozzicuna, ma alla fine o pigliano, tutti figliolati, tutti male combinati, o pigliano, la isano e scappano le sopra. E lui sta a morte. Dopo una nicchia ne viene un altro, arriva la stessa battaglia, ma poi tutti figliolati lo pigliano, girano, votano, ferriano. E che sono bruscauso è? E così viene a crescere i coccodrilli, fino a quando c'è un monte che vive male combinate, e scoraggiate, vanno a prendere Angelino, ci fanno Angelino. Niente, ritorniamo a re a fare un caffè o cappuccino, perché in Africa non combinavo niente. I coccodrilli c'erano, si facevano bagno in ciumi, ma scappano via. E Angelino, ah, 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 messa di ciruluna, perciò pensavate che i coccodrilli avevano scappi misi. Passo l'una, se i coccodrilli si facevano un bagno in giù, mi scappano e ne portano assai, una spiaggia, no? Sempre Angelino, Baldo e Gioacchino, rispettivamente Ennaro e figlio di Angelino, vanno a fare un safari in Africa, sparano tutte i colpi. E proprio mentre c'hanno i fucili scarichi, ci affaccia davanti un leone affamato di carne monnana. Subito Baldo piglia dal zaino un paio di scarpe ginnastiche e comincia a mettersi lì. E Gioacchino ci fa, dice, che volesse fare? C'è munito. Volesse correre, che ho stato leone? E Baldo, che ho stato leone? No, ma che ho stato via sì però. Vito, un grande barista Vito, che travaglia sempre in Angelino. Mai ce l'hai con lui, ce l'hai. E ci fece pure una poesia intro. Tallicchio musso un angelino quando Vito fa un cappuccino. E ci ammoglia tutta botta, pure lì ne si caricotta. Ci fa, o suo allievo Danilo, che è pure nipote acquisito in Angelino. Dice, sai che per Ferragosto vai in Africa a fare un safari? Ci fa Danilo, un safari? È un descante. E perché mi scattare? Come? Se c'è un leone che ti vuole mangiare, c'è il fucile e ci sparo, no? E se il fucile si inceppa, e picchia la pistola e ci sparo. E se la pistola è scarica, ci tiro un cuteggio. E se il cuteggio leone lo picchia per stuzze cadente, chiama aiuto. E se è un velenuggio, e mi metto a correre. E se un leone con il chiossare via, e mi la chiamo su un ramo di un albero. E se un ramo si rompe, e c'è l'unico quattro cosa luce che facciamo ogni anno per cuidarlo. E se l'unico cosa luce ne può mangiare perché ha il diabete, e prego a Marona di Trapani. E se a Marona di Trapani è impegnata per quindicina, oh, oh, ma tu sei amico mio o amico di Leone? Un'altra. Ma lo tengo. Ma no, buono. Allora c'è, intanto c'è voi. Lo sapete che differenza c'è fra un gabinetto e un cimitero? Nugia, quando sa chi sa chi. Questo era un altro tempo, no? No, chi sa chiama la valente. Osule. Osule ci fa a luna, chi si Gianna, e a luna, picchi rottati fai tu. Lo sapete?
Allora, un malo tempo, non lo sa, se io malo tempo. O sole, a luna, che palle. Lo sapete perché l'aria è fitta la mattina? E per forza, sta fuori tutta la notte. E chi ti ha letto verticale, sapete? Non vi vedete niente, fatemi la dritta. Chi ha un malo tempo è che sempre giovane, una caserma dei carabinieri, c'è un carabiniere picciotteggio che aveva l'obbligo di rompere in caserma. A poi da una turista e va al maresciallo per domandarci o permesso per dormire fuori. Un maresciallo che maniaco ci fai, va bene, a patto però che mi conti per filo e per segno so come mi guida. Un carabiniere non può fare a meno non accettare, e così di domani nelle mattinate si presenta un maresciallo e ci fa: maresciallo, era una bella seretina, china ristigi e calona china, e mi ha buttato la marina, la rea colomara, a fare una bella vacchiata che va a vacca. O mare era bonazza fiducia, come l'occhio, e mentre abbuava e cantava canzoni d'amore, pensava ai cecchi. Se vicino il figo c'era una nicchia cercando le sopra, e succede un maremoto. E un maresciallo, e che faceste? C'è che nasce oggi? Ma quando mai? Aveva i fisici. E per quariarsi voleva un malo tempo. Mizzica, e come faceste? Io disse, mizzica, vista che stava la pigliata, dice, caso, non bisogna fare, a mare, caro. E con tutte le scarpe cosette. E perciò ci disse, dimmi cara, che malo tempo vuoi? Voglio un po' di lampi. E così, mentre con una mano buava, con l'altra addomava cerine e li stava dall'aria per fare l'anno. Entra, entra. Ah, che bello! Però se ci sono i lampi ci devono essere anche i tuoni. E perciò che i peli battia forti forti, i peli non fondo la vacca per fare i giorni. Entra. Ah, che atmosfera meravigliosa! Però se ci sono i lampi, i tuoni ci deve essere anche la pioggia. E così con l'altra mano, allora con l'altra mano pigliava l'acqua di mare e la mettava una vacca per fare la pioggia. Ah, entra una cosa, non era contenta, perché mi fa, dice, ah, che bello, sto cominciando a riscaldarmi, però se ci sono i lampi, tu nella pioggia, ci deve essere anche il vento. E allora, per l'amore di combinare qualche cosa, mentre con una mano addomava cerina e le stava nell'aria per fare i lampi, battia forte forte che vede fondo la barca per fare giona, e pigliava l'acqua di mare e le stava una barca per fare l'acqua di cielo, cominciava a ciociare per fare vento. E maresciallo, e poi parla, che come finivo? A schifio, perché mi disse, è strano, e l'atmosfera è così bella, ci sono i lampi, i tuoni, la pioggia, il vento, però ancora non riesco a sciogliermi, forse perché il mare è così calmo e la barca è immobile. Ma io mi scoraggiai e cominciai a divagare, ma a destra e a sinistra, per smuovere il mare e una caravaglia. Io maresciallo, e poi conta, come finì? Ah, che facessi? Che ti dissi? Che combinassi? Si può sapere che combinassi? Ma che aveva a combinare? Controllavamo lo tempo!